Ci troviamo nel centro operativo dell'area marina protetta, la Torre di San Giacomo. La Torre di San Giacomo è una struttura che risale al 1700, è stata assegnata con delibera giuntale dall'amministrazione comunale all'area marina protetta Capocaccia Isola Piana e si compone di due porzioni, quello in cui siamo in questo momento, che possiamo definire una sorta di piano mare, e quello superiore che invece possiamo definire come piano terra. Nel piano mare, che è appunto l'ambiente locale in cui ci troviamo, sono state localizzate le strutture utili per il sistema, la rete delle aree marine protette per la fauna marina in difficoltà, con particolare riferimento al cetacee e tartarughe. Conseguentemente sono state allocate, grazie ad un intervento finanziario della Regione a valere su fondi europei, sono state allocate queste attrezzature che sono di riabilitazione in un qualche modo dell'animale ferito e di intervento soprattutto sull'animale rinvenuto in difficoltà. Abbiamo un tavolo operatorio per il medico veterinario per piccoli interventi, poiché laddove l'intervento dovesse richiedere altre indagini strumentali, beh, sarà compito della clinica, da parte dei clinici intervenire. Quale centro di prima accoglienza, invece, la nostra funzione è quella proprio di un primo intervento atto a valutare lo stato di salute dell'animale, quindi di tutti quegli interventi che si possono risolvere, tutti quei casi che si possono risolvere nell'arco di 10-15 giorni. La struttura risponde a tutti i requisiti previsti dalla norma e dal sistema regionale, ma vi è più anche a quello nazionale. Un grosso vantaggio è rappresentato peraltro proprio dal fatto di essere un piano a mare, dalla possibilità di poter sbarcare l'animale in una sorta di pontile che antistà ai locali, in maniera tale da ridurre il periodo di intervento in termini minimi. Questo è già avvenuto, in particolare ecco, richiamo l'intervento sulla liuta che nell'arco di mezz'ora ci ha consentito non soltanto la classificazione e la valutazione dello stato di salute dell'animale, ma di provvedere al suo salvataggio. Le vasche sono due, sono indipendenti, però possono essere collegate. Accolgono 3.500 litri d'acqua salata e sono dotate di ossigenatore, di refrigeratore e di filtro. Questo ovviamente perché la tartaruga, che potrà e dovrà essere ricoverata in difficoltà, dovrà avere una qualità d'acqua pari almeno a quella che ha in natura. Conseguentemente il sistema di filtri, di ossigenazione e il ricambio in ricircolo chiuso proprio garantirà il massimo di benessere per l'animale. Il sistema a due vasche è ovviamente legato da una parte a un'eventualità di un recupero, di più recuperi, ma anche per eventualmente due fasi distinte del ricovero. Adesso ci troviamo al piano terra della Torre di San Giacomo, è quello spazio dedicato all'educazione ambientale e al centro visite. Da anni l'area marina protetta si occupa di educazione ambientale e di sensibilizzazione ambientale, sempre in ambito di progetti finanziati o dal Ministero dell'Ambiente direttamente o dalla Regione Sardegna in ambito SIC, cioè del sito di importanza comunitaria che ricade in buona parte all'interno dell'area marina protetta stessa. Quindi nell'ambito di queste progettualità svolgiamo attività di educazione e sensibilizzazione ambientale sia nelle scuole sia nel territorio con una trattazione dei fanciulli che va dalle scuole elementari, quindi dalla scuola primaria alla scuola media e alla scuola superiore. In termini quantitativi possiamo dire ad oggi di aver trattato, tra virgolette ovviamente, trattato oltre
5.000 ragazzi delle diverse scuole. Peraltro nell'ultima progettazione l'amministrazione regionale ci ha affidato il compito di educazione ambientale in ambito sardo, quindi abbiamo esteso per il progetto dedicato appunto alle tartarughe, ai delfini e agli animali in difficoltà, insomma cetacei eccetera, abbiamo esteso la nostra azione in un ambito territoriale molto più vasto. Il centro visite però non esaurisce la sua funzione con l'accoglienza dei bambini all'interno di un percorso educativo che vede momenti di aula, quindi di lezione frontale, ma soprattutto di esperienze sul territorio, quindi in spiaggia, in scogliera e a contatto con episodi storici e culturali come questo in cui ci troviamo oggi. Ma si rivolge ovviamente anche al visitatore comune, al turista, e è da segnalare che da quando ci è stato affidato sostanzialmente dal maggio 2011 la struttura è rimasta aperta ogni giorno a disposizione dei visitatori e quindi anche dei turisti, accogliendo numerosissime visite con approfondimenti tematici che hanno trovato poi i loro momenti cruciali in seminari, l'ultimo dedicato alle forze di polizia che governano il distretto marino di Alghero.